Sono anni che l'Istituto Nazionale di Statistica misura le diverse dimensioni del vivere delle donne, la qualità della vita, dai tempi della Conferenza internazionale di Pechino fino a oggi. Il dettaglio delle informazioni è sempre più minuto. Questo ha permesso di visualizzare e di far conoscere la forza delle donne e nello stesso tempo gli ostacoli che incontrano e le criticità. E questo è un elemento fondamentale. È forza delle donne l'investimento nella formazione, l'investimento nella cultura. Le donne sono più istruite ormai degli uomini, soprattutto le giovani generazioni. Si laureano di più, anche se, attenzione, si laureano ancora troppo poco rispetto alle coetanee europee. E bisogna credere nel titolo di studio, perché più ci si forma, più competenza si ha, più si può giocare un ruolo diverso nella società. Non solo. Le donne investono poco nell'istruzione nelle materie scientifiche. Soprattutto questo succede per l'informatica, per le nuove tecnologie, dove soltanto il 14% degli iscritti è donna. La stragrande maggioranza sono uomini. Questo è un gap che va assolutamente superato. Il lavoro. L'occupazione femminile è cresciuta, però attenzione, anche qui siamo in una situazione in cui le donne, il tasso di occupazione femminile in particolare, è tra i più bassi d'Europa e le donne sono le più precarie e guadagnano anche molto meno. Quello che va considerato è che l'Istat è sempre stato dalla parte delle donne, misurando tutte nel dettaglio, tutte le informazioni che possano essere utili per loro, per rafforzare tutte le proprie debolezze, sfruttare la propria forza, utili per la politica, per risolvere i problemi. L'Istat è con le donne oggi, 8 marzo, come tutti i giorni dell'anno e lo sarà sempre, misurando sempre di più tutti i fenomeni che le riguardano.